Che c'entra la sirenetta con Peter Pan? Ecco, in questo video cercheremo di raccontarvi nel modo più chiaro e semplice possibile una teoria dei fan a dir poco sconvolgente che riguarda questi due famosi classici di animazione Disney. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al nostro canale YouTube potete iscrivervi e attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i prossimi video che riguardano le curiosità e gli aneddoti sui film e le serie TV. Ma facciamo un passo indietro. Un utente ha pubblicato su TikTok un video in cui lancia una teoria sconvolgente che collegherebbe il cartone animato della Sirenetta, non il film in live action uscito adesso al cinema, ma quello dell'89, che avrete sicuramente visto in videocassetta o in DVD, al Peter Pan del 53. Chiamate la teoria del complotto come vi pare, ma molti utenti si stanno accorgendo che in effetti le due storie sarebbero collegate. Anzi, sarebbe collegata la storia della madre di Ariel, Atena, con quella di Peter Pan. Ebbene, questo ragazzo ha ipotizzato che la madre di Ariel, Atena, che nella Sirenetta 3 abbiamo visto uccisa dai pirati, fosse già presente nel primo Peter Pan. C'è una scena in particolare del cartone di Peter Pan del 53 in cui il protagonista saltella circondato proprio da una sirena con i capelli rossi, che guarda caso assomiglia proprio alla madre di Ariel che abbiamo visto nella Sirenetta 3. Però aspetta, 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 ci sono 36 anni di differenza fra la Sirenetta e Peter Pan. I fan hanno ipotizzato che la giovane Atena, all'epoca, quando uscì il primo Peter Pan, avesse più o meno la stessa età dell'Ariel che invece abbiamo conosciuto nel primo cartone animato della Sirenetta, e che quindi le due storie possano combaciare anche a livello temporale. In effetti, quella Sirenetta assomiglia parecchio ad Ariel. In più, da quello che sappiamo, la madre di Ariel muore proprio per mano dei pirati. Ecco, da qui c'è la roba più clamorosa di tutta questa storia, cioè che sia stato proprio Capitan Uncino a ammazzare la madre di Ariel, Atena. Lo so ragazzi, qui entriamo proprio nel complottismo, però gli indizi sono tanti. Tra l'altro, alcuni fan hanno commentato quel video dicendo che in effetti sulla prua della nave di Uncino c'è la figura, la sagoma di una sirenetta, e che si tratti proprio della madre di Ariel, una sorta di trofeo che i pirati porterebbero in giro dopo aver conquistato la Laguna delle Sirene. E dato che la Disney ci ha abituato spesso a queste madri che muoiono nei cartoni animati, Bambi, Dumbo, eccetera, eccetera, questa però è la prima volta che viene attribuita la colpa a un altro personaggio di un altro film Disney. Insomma, le immagini lasciano pochi dubbi all'interpretazione. Ecco perché pure Tritone non lascia andare Ariel a riva quando la madre viene catturata dai pirati. Fino adesso pensavamo che erano stati gli uomini sulla nave di Eric ad aver ammazzato Atena. Ed era anche il motivo per cui Tritone odiava così tanto gli esseri umani. Insomma, una bella teoria sconvolgente su cui ci sarà da chiacchierare, ma voglio sapere voi cosa ne pensate. Ditemi la vostra nei commenti se questa teoria può essere verosimile e se, secondo voi, i due film sono collegati. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Ciacchiazione, seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di cinema, film e serie TV. Al prossimo video!